Funge, funge. Ok, dai. Quella è l'Accademia di Spagna. No, quella è l'Accademia di Romania. C'è scritto Accademia di Spagna. Già, di Ah, vabbè, Romania. quella a destra è quella di Romania. Cos'è? Esatto. Un'accademia che prende sempre belle iniziative di carattere culturale. Questa è l'Accademia. Palazzo dell'Accademia Ma qui Italiana. c'è Il bar dell'Accademia. Sì, ma qui c'è la cosa. Eh? C'è il Museo dell'Arte Moderna. Museo d'arte moderna. Sì. Qua sopra, lì proprio diretto, quello là sopra, quello è il Museo d'arte moderna, ma lì a fianco c'è la mia vecchia cara università. Vero? Bravo. E adesso vediamo se questa cosa prende. Allora, vieni qua. Prende? Giorgio, guarda quei due alle mie spalle. Stai tranquillo. Prende? Direi di sì. Allora, facciamo una cosa, qui la ridammela e registriamo con quest'altra. Sì, sarebbe pure meglio. Dammela qui. Qui abbiamo. Peccato però che. La statua è perfettamente visibile e noi volevamo rendere i nostri onori a Simon Bolivar, e qui ci sono tutta una serie di impedimenti di cui ovviamente renderemo edotti i nostri amici. Tra l'altro, la cosa più significativa è che, vabbè, adesso nemmeno lo diciamo, capito? Sì, io direi che conviene andare. Sarà per un'altra volta. Conviene andare. Dai. Il discorso lo facciamo nel giardino di casa tua. Sì, ma lo facciamo un altro giorno perché adesso ormai è fatta. Va bene. Intanto comunichiamo ai nostri amici. Vai. Allora, per l'occasione. Aspetta un attimo, un secondo. Vai. Vai. Lo so. Vai. Via. Per l'occasione del 21 aprile, rimembranza della nascita di Roma, è mio grande piacere leggere un piccolo articolo da questo fondamentale lavoro e che illustra in maniera perfetta cosa si intende per la romanità. Almeno dal mio punto di vista, peraltro. Macrobio sintetizza la tradizione circa la definizione del mos maiorum. Non sono i maiorum di Wojtyla, ricordiamoci bene, esattamente il contrario. Beh, questo è un parassita che si è inventato delle cose in relazione a dei nomi che ha copiato imparando malamente il latino, il polacco. Macrobio sintetizza la tradizione circa la definizione del mos maiorum. Egli fa presente che Virgilio aveva associato il termine sacrum al termine mos, accordandosi con Festo che asseriva che il mos pertiene alle pratiche religiose. Nello stesso passo Virgilio dice che prima le città albane osservavano il mos, poi Roma ne ha costituito l'uso, preservando la comunità della tradizione consuetudinaria proveniente dalle origini auree. Valutate bene tutte le parole, che veramente è un testo, questo qui di Viola, che è eccezionale. Virgilio però precisa che il mos non si risolve nei riti sacri, ma comprende anche la condotta morale e le leggi. Commixti corpore tantum subsidente teveri,
morem ritusque sacrorum adiciam, e cioè misti soltanto di sangue i teucri s'aggregheranno, attribuirò condotte morali e riti sacri. In ogni caso Macropo fissa la sequenza procedurale attraverso cui si è costituita la consuetudine. Mos ergo praecessit et cultus moris secutus est, quod est consuetudo. Verità attuata continuamente nel tempo, è giustizia sperimentata e consolidata dalla indefessa reiterazione di una condotta perfetta. Si dice anche che la consuetudine è probata, ma occorre tenere presente per certo che non è la consuetudine che determina il mos, ma al contrario dal mos, misura oggettiva essenziale ed invariabile dell'azione esemplare, deriva la consuetudine. Quindi il vero civis è colui che trae nella sua consuetudine l'esplicazione diretta del mos. Questa è la moralità civile. Mi sembra che definizione migliore non ci possa essere. Noi siamo per la moralità civile, non ci interessa la moralità imposta da una casta sacerdotale in nome di chissà quale divinità ultraterrene. Non sono per noi. La romanità è altra cosa, come ha dimostrato qui, ma non è finita. Nec differit scriptura an ratione consistent, quando et legem ratio commendet, vocata autem consuetudo, quia in comuni est usu, e cioè il mos è una lunga consuetudine, la quale si definisce sui mores. La consuetudine è anche un diritto che viene costituito sulla base dei mores, il quale assunto come legge quando la legge esteriore viene meno. Quando la legge esteriore viene meno, è realizzata dal mos, dalle moralità interiori, vissute interamente dal cittadino integro. Questa è la grande moralità della romanità. Non vi è differenza se essa si fonda sulla ragione o sulla scrittura, questo è importantissimo. Non c'è ragione che qualcosa si debba fondare su. Certo, noi alle scritture importate dai deserti che dicevano, che ci divengono dette che poi si tratta di scritture dettate da chissà chi, che poi praticamente adesso, dopo qualche millennio, qualcuno si è premurato di farci capire che quel era un testa di cazzo. Ma adesso chiuso la parentesi, no, noi le nostre scritture le prendiamo anche per buone, ma ci deve essere sistematicamente una identificazione tra comportamenti e realtà morale che uno vive. Questo è il cittadino, gli altri non sono cives, per noi non esistono. Allora, tra parentesi, con ogni probabilità saranno molto più cives certi personaggi importati dalla casta sacerdotale, magari in aereo. Il Dalai Lama, non siano gli italiani. Aspetta, di oggi. Il Dalai Lama, sì, aveva detto un aforisma sensazionale qualche decennio fa, che diceva che era entusiasta della teoria del cristianesimo, delle filosofie, sì, del cristianesimo, ma non capiva come mai i cristiani non le seguissero. Sì, appunto, sapeva perfettamente, una volta tanto che il Dalai Lama dice qualcosa di giusto. Sia gli studiosi profani, sia alcuni ricostituzionisti che li seguono, si ostinano a considerare in modo improprio il mos maiorum come uso degli antenati o mero uso né consuetudine dei maiores, no, scusate, insieme di norme giuridico-sacrali. Scusate che ho saltato. Come abbiamo visto, il termine mos, e qui è importantissimo recepire questo messaggio, non significa uso, né consuetudine, né i maiores sono antenati, né coloro che ci hanno preceduti. I maiores non sono nemmeno i seniores, né coloro che sono superiori in senso morale, in quanto dotati di maggiore virtus. I maggiori sono i cittadini romani, che hanno realizzato lo stato esemplare del divus religiosus, perciò possiedono la maiestas e lo status magnus, e dunque anche la magnitudo animi, ovvero
la pienezza dell'attività dell'adolescenza. Vede, più chiare di così se vuole, mi sembra. I maggiori perciò non sono i più dotati di virtus, come qualcuno afferma, ma sono coloro che possiedono la pienezza della virtus e dunque la pienezza della divinizzazione dell'animo, che si costituisce con la realizzazione di questa perfezione. I maiores non sono semplici parentex, in quanto sono divi parentes, in senso formale e in senso particolare. Se i maggiori non avessero questo statuto, la loro sapientia e il loro mos non potrebbero costituire la norma esemplare invariabile della condotta rituale, legale e morale. Vedete quanto sia importante questa identificazione. Ritualità, moralità, comportamento civile sono la stessa cosa. O percepiamo questo, oppure l'uomo morale, che ovviamente in questo periodo è completamente sfaldato, non esiste più, non è quello che va a battersi il petto. Diciamo che è perseguitato, chiesa, più che altro. Di provenienza asiatica, no? O più o meno africana. Allo stesso tempo non potrebbero essere la guida inerrante, cioè la guida che non sbaglia. I maestri infallibili di riferimento nella perpetuità per ogni cosa riguardi la condotta religiosa e civile. Vedete anche qui il concetto di identificazione che fu rotto proprio dall'avvento del cristianesimo fra condotta civile e condotta religiosa, esaltata dal grande imperatore, ovviamente, è Giuliano Flavio. Poi, cui i maiores non possono essere superati da alcuno, il loro exemplum è perfetto. Ogni agire trova in loro il modello ideale. Nulla di nuovo, di migliore o di più grande può essere aggiunto a quanto da essi compiuto. Pertanto, tutti coloro i quali, come gli studiosi profani o altri soggetti esteriori alla tradizione che seguono opere profane di analisi e commento, alterano la natura del mos e del maiores, compiono un'opera di vilipendio, di oltraggio e di sviamento che in definitiva corrompe la tradizione e la sua fedele osservanza. Dovendo perciò precisare come la tradizione autorevole intende la cosa essenziale che stiamo trattando, occorre dire che l'ordine dello sviluppo della tradizione morale, legale e rituale, è ratio mos lex consuetudo. Sulla ragione prudente fonda dunque il mos, a sua volta sul mos fondano gli instituta maiorum e le leges, i quali vengono conservati attraverso l'osservanza religiosa della consuetudo. Quando leges e justitia sono pregiudicati, la tradizio viene conservata dal religioso nella ratio prudens e con l'osservanza personale del mos. La consuetudine diviene essa stessa lex perché è espressione di mos comprobatus, ma si fa legge solo quando rispetta l'ordine regolare dei mores. Adesso un omaggio a Simon Bolivar. Ok. Un omaggio a Simon Bolivar, di Libertador. Parole. Voglio ricordare il giuramento che fu quello di Simon Bolivar nel 1805. Giuro sul mio onore e giuro sulla patria che non darò riposo al mio braccio né requie all'anima mia fin quando non avrò spezzato le catene che ci opprimono per volontà del potere, in quel caso spagnolo, nel nostro caso atlantico anglo-americano. Grazie. Diciamo la presentazione, il prologo.
in cui dicevo tutta una serie di cose di quello che succede, le porcate che hanno fatto nel corso del 2005 ad adesso, con le varie elezioni, non elezioni, l'usurpazione illegale del Parlamento, tutte le varie cose, e a quel punto ho visto un assembramento che arrivava, si erano fermati a una decina di metri di distanza, ho detto sarà gente che ha saputo dell'evento e voleva partecipare, e ascoltavano quello che dicevo. Dopo più o meno 5 minuti che parlavo, in un colpo tutti quanti sono partiti, hanno avuto un ordine evidentemente. Un tizio diretto verso di me e immediatamente mi ha strappato il foglio che stavo leggendo e me l'ha buttato da una parte, cercando di fregarlo. Io sono stato più rapido, mi sono buttato a pesce, io ho dato pure un bello strittone, ho fatto tutto là per terra, mi sono ripreso il mio dossier. E a quel punto sono arrivate due arpie, le ragazze è troppo... Due che le danno proprio a chi capita. E soprattutto a chi non capita, poveracci. Mi hanno strattonato e spintonato loro due. Io ho dato la spinta a farti arretrare per bene. E a quel punto, ho preso tutti i giorni io, la cambiavo con gli interessi. Perché il gioco era viola, questa è la volta che mi becca a sentire più fare.